Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi finalmente! Mi dispiace sempre tantissimo quando non riesco a stare nella mia agenda di caricamenti dal lunedì al venerdì ogni giorno, ma come sapete scorsa settimana sono stata a Milano per 2 giorni, ho dormito lì una notte, quindi non sono riuscita proprio per 2 giorni a caricare un video, ma insomma è per dirvi che mi mancate sempre quando non riesco a caricare un video. Cerco sempre di avvisarvi su Instagram, almeno sulle stories, quindi se appunto vedete che un video non sta arrivando, provate a controllare su Instagram, sicuramente vi ho avvisato, ecco, sempre lo dico, e anche in anticipo se non riuscirò a caricare un video eccetera. Insomma, io ci tengo a queste cose, ci tengo tanto a voi, e quindi quindi volevo scusarmi con voi. Altra cosa, volevo ringraziarvi un sacco perché dal party con Benefit per il lancio del mio kit mi avete fatto un sacco di complimenti sull'outfit, sul look eccetera eccetera. In moltissimi mi hanno consigliato di tagliare ancora un po' i capelli. Ci sto pensando, non è semplice, ma ci sto pensando, perché mi dite tutti che il long bob che avevo qualche anno fa mi stava così bene. Non è facile perché poi mi mancano i capelli lunghi, però giuro ci sto pensando. E volevo anche approfittare del fatto per dirvi che se avete qualche richiesta eccetera eccetera, di lasciarla qua sotto al video perché leggo sempre tutti i commenti. Altra cosa, mi state chiedendo in tantissimi il video sui regali di Natale, regali e autoregali, e mi sto rendendo conto che quest'anno ci sto mettendo più del previsto a caricarlo, ma dovete sapere che un mio autoregalo è arrivato tipo 2 giorni fa e quindi non potevo filmare il video prima di ricevere quell'autoregalo che volevo assolutamente ricevere prima di filmare il video. Mi sono appena ripetuta 3 volte. Comunque, questo è quanto. Il video di oggi è una night routine, cioè io parlo e mi lascio andare in discorsi infiniti e poi non vi spiego il video di oggi. Oggi è una night routine mia family, perché quando ho fatto la morning routine se non mi strozzo prima, quando ho fatto la morning routine mi avete chiesto in tantissimi di fare la night routine, quindi eccola qua per voi. Spero davvero che vi piaccia. Questa tipologia di video è sempre molto complicata da filmare e da editare, ci metto un sacco di tempo, cioè giornate intere, però alla fine sono sempre molto soddisfatta del risultato, quindi, e vi anticipo che si vede qualche regalino natalizio anche all'interno di questo video, ma non vi dirò di più. Quindi bacio grandissimo, vi lascio la mia night routine e a dopo. Eccomi che rientro a casa, benvenuti nella mia nuova night routine. Questo è l'outfit di oggi, molto molto caldo perché fa molto molto freddo, con questo teddy coat molto peluscioso, la boy bag e questo maglione color crema. Ovviamente le ciabatte imbarazzanti nelle mie night e morning routine non possono mai mancare, quindi anche oggi ciabattine imbarazzanti festive con gattino, e poi torno, insomma arrivo nella mia cabina armadio e vado a mettere a posto la borsa. Come vedete ogni borsetta ha il suo spazio precisissimo, sono molto ordinata in questo almeno, e poi ovviamente metto via anche il mio teddy coat. Lo sistemo tra gli altri cappotti, ovviamente non c'è più spazio, quindi devo spiaccicare tutto in modo che ci stia. Poi vado in camera da letto e mi cambio subito, mi piace subito essere comoda a casa e quindi tolgo subito gli abiti da fuori. Oh. Mi cambio, voilà, in un secondo, e metto tuta, leggings, insomma abiti comodi da casa. E sì, questa maglia non l'ho stirata, don't judge, ok? Poi, altra cosa che faccio subito quando rientro è togliere tutti i gioielli, non so perché ma mi danno proprio fastidio, quindi tolgo orecchini, bracciali, orologi, anelli, eccetera. E poi anche le calze imbarazzanti, ragazzi, specialmente in inverno non possono mancare, io le calze con gli orsi polari, con berretto e sciarpa, oh yes! Poi, qui ho la mia crema mani e quando torno a casa la prima cosa che faccio metto proprio questa. Questa è di Natura Verde Bio, è una crema mani molto ricca e molto intensa, e ovviamente essendo prodotti biologici hanno anche ottimi ingredienti, non contengono schifezze, fanno bene alla pelle ed è un sollievo mettere la crema sulle mani dopo una giornata al freddo. Tra l'altro anche un ottimo profumo. Poi con la mia super mega tazza nuovissima unicorno che io adoro vado e bevo un tè caldo, qui lo sto preparando, e questo è anche molto molto buono e ha un profumo di menta pazzesco, quindi vado a preparare il mio infuso. In realtà non è un tè ma è una tisana, quindi va bene anche per la sera, perché la sera di solito preferisco non bere appunto tè, ma piuttosto tisane senza teina. E poi voilà,
lascio ovviamente un paio di minuti in infusione e diciamoci la verità, ma quanto è figa questa tazza, io la adoro, cioè sono ossessionata, troppo troppo bella. Poi il mio tè è pronto, mi metto in soggiorno davanti al computer, ma prima accendo una candela profumata. Lo sapete, ho la fissa per le candele profumate e già da spente hanno un buonissimo odore, mi piace perché fanno questa atmosfera molto invernale, insomma dolce. Secondo me creano molta atmosfera in casa. E poi vado al computer, se ho email a cui rispondere vado e mi metto al lavoro, altrimenti in questo caso guardo i video di Trisha Paytas, immancabili, c'è sempre un nuovo mukbang di Trisha da vedere, ovviamente guardatelo, si vede anche nel riflesso del computer, sta arrivando Gatto Denver, io appena mi siedo Gatto Denver arriva di corsa e ovviamente sorseggio il tè e nel mentre devo assolutamente anche coccolare Gatto Denver, che lui le coccole le pretende, non le chiede, le pretende, guardatelo. I grattini alla pancia e appunto nel frattempo sto guardando il video di Trisha, questo era il suo 12° anniversario su YouTube, un super mukbang con pizza e torta, e nel frattempo guardate Gatto Denver, che tutti mi state dicendo che sembra una foca, io sono d'accordo. Poi passiamo alla skin care, vado a togliere il trucco eccetera eccetera e vado ad usare i prodotti Natura Verde Bio, questo è il latte detergente viso delicato e contiene bava di lumaca, quindi fa i miracoli per la pelle, è un potentissimo antirughe, stimola il collagene e quindi aiuta la pelle a rimanere elastica e giovane sostanzialmente. Vado ad usarlo per rimuovere sia il trucco viso che il trucco occhi ed è fantastico questo perché non brucia gli occhi assolutamente, è molto molto delicato, ma appunto essendo prodotti bio non contengono schifezze e quindi sono molto molto delicati sulla pelle ma anche sugli occhi. Vado a legare i capelli, cosa che mi dimentico sempre di fare, e poi li bagno inevitabilmente, quindi lo chignon è veramente ridicolo, ma sorvoliamo più o meno, dai, ci siamo. Dopo aver struccato il viso con il latte detergente passo sempre di nuovo un detergente, questo è il detergente viso rigenerante sempre di Natura Verde Bio, anche questo ovviamente ottimo, ottimo inci, ottimi ingredienti, e vado sempre dopo aver struccato la pelle di nuovo a detergerla perché rimangono sempre dei residui di trucco, ragazzi, io consiglio sempre di andare a struccare e poi detergere nuovamente la pelle. Poi asciugo per bene e vado a passare la crema contorno occhi rigenerante intensiva. Questa è, si assorbe in frettissima, è veramente incredibile, una delle creme a più alto assorbimento, si dice così, ma si assorbe veramente in pochissimi secondi, ma è anche molto molto ricca, per questo mi piace. E poi passo al siero viso rigenerante intensivo, questo contiene aloe vera, gel biologico di aloe vera, quindi è veramente fantastico anche per le pelli delicate perché lenisce e ti dà questa sensazione di idratazione ma non di pelle grassa, quindi mi piace moltissimo. E poi passo alla crema idratante intensiva, questa la uso soprattutto la sera prima di andare a dormire proprio perché appunto è molto molto ricca e specialmente nelle giornate invernali quando fuori fa freddo la pelle si secca molto, mi aiuta tanto a ridarle l'idratazione sua naturale. Ecco, quindi vado e la stendo non abbondantemente ma il giusto, direi, perché ne basta poca sia sulla pelle del viso che del collo e del décolleté, non dimentichiamoci mai del collo e del décolleté, ragazzi, specialmente perché le prime rughe si cominciano a vedere anche lì. Poi vado a sciogliere subito i capelli e passo al lavaggio denti, cosa che spesso non vi faccio vedere ma a volte mi ricordo. Questo è il dentifricio protezione freschezza gel di Natura Verde Bio, anche questo è ecobiologico, quindi contiene soltanto ottimi ingredienti biologici, appunto è molto delicato sui denti e sulle gengive e per me è ottimo perché ho le gengive e i denti molto molto delicati, forse faccio troppi sbiancamenti, me l'ha detto anche il dentista, ma facciamo finta di niente. E poi vado a, visto che ho tre nuovi piercing alle orecchie, se avete visto il mio vlog lo sapete, vado a pulirli con
la soluzione fisiologica delle garze sterili, come mi ha consigliato il piercer, cosa che faccio mattina e sera, appunto. Ok, abbiamo fatto con la skincare, abbiamo finito, poi naturalmente vado a letto. Qui prendo l'acqua profumata rinfrescante Natura Verde Bio, l'ho spruzzata un po' sul cuscino, non si è visto perché non so perché la scena non me l'ha registrata, e questo è tutto. Good night. Ok, bio family, questa era la mia night routine, spero tanto vi sia piaciuta. Scrivetemi come al solito tutte le vostre richieste, domande, qualsiasi cosa nei commenti, perché ci tengo sempre a farvi sapere che leggo sempre tutti i commenti, tutte le vostre domande, richieste. Cerco sempre di mettere cuoricino a tutti per farvi vedere che ci sono. Sono attiva, sono qui che vi leggo, insomma, non carico un video e poi sparisco, cioè sono lì che guardo il vostro feedback, quindi qualsiasi cosa scrivetemelo nei commenti. Spero appunto che vi sia piaciuto questo video. Un bacio grandissimo, un abbraccio fortissimo perché vi voglio bene, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!